commerciali devono cambiare se vogliono sopravvivere. Ed è con questa idea in testa che è stato concepito il Mall of Switzerland, che verrà inaugurato mercoledì a Ebikon, alle porte di Lucerna. È il secondo per grandezza in Svizzera, ma il primo per il tipo di offerte, cioè tanto shopping ovviamente, ma anche tanto intrattenimento. Vediamo. Surfare come alle Hawaii, e invece siamo alle porte di Lucerna. Lo si potrà fare al Mall of Switzerland, un centro commerciale che sta per aprire i battenti. Non solo negozi, quindi, ma anche molte offerte di intrattenimento. Non tutti hanno sempre voglia di fare shopping, soprattutto gli uomini, e allora per loro abbiamo ad esempio uno showroom della Tesla, o un negozio di motociclette, quindi tanti motori, un tipico mondo maschile, e poi una palestra per gli sportivi, così quando le donne fanno shopping i loro compagni possono fare del fitness. Qui, nel secondo mall più grande della Svizzera, tutto sarà dunque all'insegna della varietà. Oltre al surf ci saranno un centro medico, cinema a 12 sale, ristoranti, una stazione ferroviaria e appartamenti. Una piccola città. Un trend che si sta affermando in tutta la Svizzera, come a Friburgo, dove il centro commerciale più vecchio del cantone sta per essere completamente demolito e ricostruito per offrire poi shopping, cultura e divertimento, per adattarsi alle aspettative della clientela. Lo sviluppo sempre più importante del fenomeno degli acquisti online fa ridurre le superfici di esposizione della merce dei negozi, che le riutilizzano per presentare gli articoli. Hanno meno stock nei magazzini e commessi e commesse aiutano i clienti a ordinare la merce desiderata su internet. Malgrado la crisi del commercio al dettaglio, il settore guarda con ottimismo al futuro proprio grazie alle nuove offerte. C'è ad esempio una forte domanda di superfici per la gastronomia, ora rappresenta il 7% del totale, ma in futuro nei centri commerciali arriveremo al 20-30% di offerta legata alla ristorazione. Cambiamento che passa anche dall'architettura, luce naturale, panchine, fontane, spazi verdi. Ora resta da vedere se il centro di Lucerna, con 500 milioni di franchi investiti da un fondo degli Emirati Arabi, saprà sedurre la Svizzera centrale.